Una ventina di persone sono rimaste ferite a causa di un terremoto a Taiwan. Il sisma di magnitudo 6, secondo il Centro di Geofisica degli Stati Uniti, ha colpito a una profondità di una ventina di chilometri. L'epicentro è stato rilevato nella parte centrale dell'isola, a una cinquantina di chilometri a est di Nantou, teatro nel 1999 di un terremoto di magnitudo 7,6 che provocò quasi 2.400 morti, la peggiore catastrofe naturale della storia recente di Taiwan. È proprio nella contea di Nantou, oltre a quelle limitrofe di Changhua e Taichung, dove, secondo i vigili del fuoco, si sono registrati i feriti, in gran parte colpiti da oggetti. Il sisma ha provocato un incendio subito spento, oltre a creare alcuni danni agli edifici e a costringere al temporaneo stop della metropolitana di Taipei e della circolazione ferroviaria.